Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla nostra cara e vecchia Made in Italy col nostro Fiat 1890 per l'ultima volta. No, ragazzi, non era l'ultima volta. Per l'ultima volta con questo carico e direi di riempirlo di avena. Avena ce la paga così poco. Ma sapete una cosa? No, ce la paga poco l'avena. Difficoltà economica facile, ok, vabbè. Direi di riempirlo e andare a vendere il tutto. In teoria quest'oggi, se vi ricordate dello scorso episodio, l'idea è quella di comprare un nuovo mezzo, però diciamo che dei soldi non è che ne abbiamo così tanti, quindi dovrei vendere un mezzo, però questo qui l'abbiamo preso da poco e mi scoccia. Aspettate, devo vedere dove devo andare prima. Ah, questi qua li ho venduti per quello che vedete così tanti soldi, però no, li ricompriamo perché devo ancora trebbiarlo. Avena, eh? No, è soia, infatti, che cavoli dico? Ah, ok. Al mulino. Al mulino. Ok, andiamo al mulino. Vabbè, già con questo un bel 60.000. Vabbè, con questo forse ce lo possiamo permettere, il nuovo trattore. L'unica cosa è che devo fare un giro della Madonna per andare al mulino. Mulino, vi ricordate, questo qua davanti. Vabbè, lì che ve lo sto a dire, c'è la trebbia, qui c'è il Lamborghini che va avanti. Proviamo a fare il giro da sta parte. Io quasi quasi anche sta parte ve la taglierei un attimo. Oppure facciamo un life hack. È tipo che tagliamo giù nel prato, intanto è di un nostro amico. Tra l'altro anche qui pensavo di fare la cosa di affittare i campi. Infatti ho venduto il campo lì per provare la mod ad affittarli, ma purtroppo devo inserire la Global Company. Oh, guardate com'è bello carico. Tutto legale, ci lascia il nostro vicino. Non preoccupatevi. Qui c'è la strada un po' pendente. Sembra che ci sia qualche problemino. Ok, siamo arrivati al nostro caro mulino. Tra l'altro dovremo prendere anche più avanti la botte per il liquame, lo spargiletame, perché sto guardando e le vacche stanno facendo liquame. Ed è buona come cosa. Andiamo un pelo più indietro. Oh ma... Posso scaricare? Non mi lasci più scaricare, che cavolo è successo? Devo stare più a sinistra. Ah, ok. Ah, volevo ben dire, cioè, volevo giusto ben dire che non mi lasci più scaricare la mia soia. No, beh, ci mancherebbe anche. Il prezzo che me la paga, non la paga nulla. No, ce la paga bene. Ce la paga e come? Altro che per 20.000, 40, 50.000 euro? La soia? Addirittura 76.000 euro ci siamo fatti, ragazzi. Bene, 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 bene. Allora, sì, la scelta è difficile per vendere un trattore. Consigliatemi un po' voi. Me l'avrete già consigliato nello scorso episodio, soltanto che io sto registrando prima che esca sia uscito lo scorso episodio, quindi non so. Abbiamo questi due, questo da risaia che penso di tenere questo. E più che altro io venderei questo, ma mi avete detto di no. Però un trattore a sta potenza ci serve. O che poi trasformiamo questo con le gomme da stradali. E vabbè, direi di andare un attimo a dare un'occhiata. Sì, adesso sentirete una moto di sottofondo. È un Panigale vecchio, un 1000. 1100, boh. Comunque andiamo sul Fortis. Alla fine abbiamo scelto questo. Pensavo fosse già uscito il pack con tutti e tre. Invece no. Deutz, Lamborghini e Same. Invece no. Prendiamo il 210. Parafanghi sicuramente. Cerchioni, vedete, bianchi no. Li metterei questi qua, i tre. Ok, come classico Same. Sollevatore frontale no, direi di comprarlo. Primo trattore abbastanza potente. Ci sono rimasti 37.000 euro. Io mi sono aggiunto una mod. Se
Spero che ci sia un coltivatore più grande. In teoria era a dischi, quindi è qua, ma dischi, giustamente. Ho aggiunto due cose. Allora, uno, questo qua è della Amazzone. Non c'entra niente con l'Italia, però non è male, eh. Non è male, ci potrebbe star bene. Oppure un erpice potente abbiamo. Questo qua da 6 metri. Però per fare la cosa fatta bene, bella, andrebbe prima arato. Quindi per arare non ne abbiamo voglia. Vediamo un po' se va arato qualcosa. Aratura richiesta. Sì, andrebbe arato. Andrebbe arato, sì, il campo. Cosa dite? Ci teniamo il trattore e andiamo ad arare? Ma sapete che vi dico? Aratri, abbiamo quelli più grandi? No, cavoli. Cioè, io ce li ho, ma non li ho inseriti su questa partita. Quanto mi scoccia, cavoli. Dovrei uscire. No, vabbè, non ariamo per. Non ariamo. Ci chiediamo un attimino un prestito. Ma no, che prestito, no. Ugli, che fai tu? Saliamo a bordo del nostro nuovo trattore e ci prendiamo già anche il rallato. Andiamo a fare un po' di vendite. Così che facciamo soldi. Poi, casomai, vediamo se acquistare altro. Rallato anche qui. Ho visto che c'è l'aggiornamento del durante. Non so se è già aggiornato questo. Però per il prezzo non. Vabbè, andiamo sul prezzo. Ui, perché mi laghi così tanto? Perché questo lagga così tanto? Ok, non lagga più. 45.000 litri non è male. Ok, vediamo un po' quanto costa l'altro. Il Feltrina 38.000. Ah, per poco l'avrei preso, eh. L'avrei davvero. Ma no, io lo prendo lo stesso. Ah, però ha solo sti colori. Vabbè, full black. Vediamo un po' cosa possiamo reperire. Cioè, cosa potremmo vendere che non useremmo più. Tipo le falciatrici le venderei. L'idropulitrice. Questa no, vediamo questa qua. Ok, per il Feltrina questo ed altro. E vi chiederete, ma perché Creed vendi per forza l'idropulitrice? No, il Feltrina me l'avete consigliato un paio. Perché praticamente. Cioè, anche se adesso andremo a far soldi. Facciamo 38.000 litri. XS. E gialli, no, rossi. Colorazione Fendt o nero? Non abbiamo nessun Fendt, però io ce lo vedrei nero, meglio. Okay. Come non ho abbastanza soldi, no? E tutti gli pneumatici mi costano così tanto, ma che cavoli, no, lasciamo così. Ok, ci siamo. Ci siamo. Dopo tante peripezie l'abbiamo acquistato finalmente. Oh là, il nostro rimorchietto. E ora direi di andare a fare un po' di soldi. Dato che questa è una bella capacità. Là, vabbè, il Fiat lo rimuoveremo più tardi. Comunque qua inizia. Addirittura 20 frame. Che è sto problema? No! No, 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 poi stai fermo. Cioè, 20 frame stiamo facendo. Ma siamo impazziti. Calo di qualità assurdo. 20 frame, ok. Secondo me ci sono un po' troppe mod. Ma giusto un pelo. No, quando ci sono tante mod inizia a impazzire. Vabbè, andiamo col riso. Riso che lo si vende dove? Al mulino, tutto. No, al mulino. Non al mulino con questo. No, devo andare in quello più avanti. Se no, lì prendiamo la calceviva. Avena, orzo, frumento. Riso. Oh, che iniziamo. Non so perché. Boh. Sti cali improvvisi. Vabbè. Vabbè, che ci possiamo fare? Non dico che è un PC che fa cagare.
né un PCista prestazionale, però che cavoli, pensavo che almeno un 30 frame, che cavoli, 40, toh. Magari non 60 quando abbiamo così tante mod, vabbè. No, comunque le mod fanno questo brutto scherzo, dovrei mettere soltanto quelle che utilizzo. Ah, tra l'altro abbiamo anche la trebbia da seguire che... Ah, bene, ha finito. Qui cosa c'era? Forse soia. Allora, devo ricordarmi che non è da questa, ma è da quest'altra parte. Siamo anche un po' attenti che abbiamo un rallato dietro. No, comunque... Sì, è un po' uno... Vabbè, 200 cavalli per i trasporti, alla fine è un po' sì uno spreco, era meglio usarlo in campo. Però lo useremo anche in campo prossimamente. Magari, ecco, prima di prenderci attrezzature più larghe, punteremo sull'utilizzo dei coltivatori che abbiamo già, in modo da sfruttarli al meglio con tutta la potenza che abbiamo. Perché ci sarà sempre qualcuno che dirà: ma Creed, guarda che c'è il terreno che è duro, non puoi. Allora andiamo con questo e vediamo se non posso. Allora, il vecchio Fiat lo spostiamo qua. So che questo non vorreste mai che lo venda, quindi lo teniamo. Magari sì, potremmo, che ne so, tenere questo e vendere il 110 oppure viceversa. Una cosa possibile sarebbe quella, ecco. Adesso vi mostro le mie doti di rallista che non ho. Già. No, dai, non dico che... Magari andiamo di tastiera. Ok, qui avremmo già toccato dentro. Andiamo a avere ancora di joystick. Ora vi ricordo che devo andare tutto in retro dritto. Proviamo ad andare dritti e vedere se va. Dai, più o meno. Andiamo più o meno dritti. Dovrebbe andare dritto, a meno che c'è qualche sassolino sotto. Così sento troppo a sinistra, penso. Così stiamo scaricando tutto giù nel fossato. No, guardate che bravura, Creed. Mamma mia. Trovarne di operai così qualificati. E qui andiamo a vendere anche il nostro. Vabbè, facciamo anche la screen classica. Qui andiamo a vendere il nostro riso. Che bisognerà pur mangiare. Oh là, dai, 40.000 euro. Non male. Facciamo il ritorno da quest'altra parte. Se ci permette, sì. In teoria abbiamo altri 40.000 euro di riso. Magari stavolta non andiamo lì perché il vicino si è incazzato un pochettino. Ha detto: no, stavolta non passi più nel mio campo. E allora, dobbiamo fare il giro. Anche raggio. Ah, eccolo qua, un campetto. Quanto ci costa? Proprio minuscolo. Però. Ah, è tutta la zona 98.000. In teoria c'è un altro pezzo di là. Dietro. Però non è erba. Me lo segna con la texture dell'erba, ma non è l'erba. Boh. No, l'ideale sarebbe... magari sto campetto qua è il 35. Vabbè, mi informerò un po' io. Comunque potremmo affittarlo. Mi aggiungo la Global Company e affittiamo un po' il campo. Siamo a posto. Almeno per un certo periodo. Oh, guarda, ha finito già il Lamborghini di fare sto campo, meno male. Che andremo in un altro campetto, lo faremo lavorare di nuovo. Che ne pensate un po' di questo same? Che ve ne pare? Cos'è stato una... Ah, cavoli, è nuvoloso. Tutto il giorno era bel tempo, adesso è nuvoloso. Proprio adesso che volevo uscire, finito di registrare. Vabbè, cose che capitano. Allora, sto vedendo che state supportando un sacco sia questa serie che le altre serie sul canale. Vi ringrazio un sacco. Non sapete quanto sono contento, davvero. No, ancora in retro. Che coglioni. Come state vedendo, anche su Twitch non sto più portando quasi nulla perché ho davvero pochissimo tempo. Ah, 38 40.000 ho fatto perché erano 3
38.000 litri, ecco. No, infatti mi sembravano tanti 38.000 euro. Ero convinto portassi 30.000 litri. Invece no. 38.000. Non è male. Vedete, il campo qui non è ad erba. Adesso andiamo un attimo a controllare, ma no. Ah no, è ad erba. Ah no, forse io vedevo questo. Vabbè, adesso passiamo di lì e diamo un occhio. Fatemi un po' vedere se ho ancora riso finito. Ok. Cos'è che potremmo vendere? Che ci fa guadagnare? Vabbè, 2000 litri di soia, chi se ne frega. Accumuleremo. Girasoli, eh. No, magari la colza. Vabbè, sono poi 12.000, no. Non è che ci cambiano la vita quei soldi lì. Adesso io vi rompo il cazzo con un'altra screen, dai. Che se volete vedere le screen che faccio, basta passare su Instagram e Facebook. E su entrambi le trovate, sono identiche. Perché praticamente ho l'autocondivisione. C'è l'auto, devo impostare io, condivide anche su Facebook. Però posto principalmente da Instagram. Instagram. Qui dobbiamo fare. No, forse qua potremmo fare ad erba. Non quello grande, magari il campo 2. Ma sapete cosa vi dico? Il campo 2 sì, lo faccio d'erba già dalla prossima volta. Molto probabilmente. Se non trovo un sostituto adeguato. Eh no, l'unica cosa è che ci starebbe di più un campo tipo questo lungo. Eh no, l'unica cosa è vera è quella. Un campo lungo è molto meglio. Ui, 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 ui. Mai distrarsi quando si guida, ragazzi. Dai, ma davvero? Bene ragazzi, dopo essermi liberato, stiamo guardando qua e non mi sembra per niente ad erba. Okay, ma no, non sembra neanche stata seminata. Perché la texture della semina è questa qua sotto a destra. Quindi non ho la più pallida idea perché mi segna d'erba, vabbè. Quindi no, il campo 25 non è da contare. Allora, vediamo un po' qua se riusciamo stavolta. Ok, collision non ci sono, meno male. Andiamo dietro. Sì, dovremmo essere sui 30. No, faremo meno di 40.000, mi sa. Puntavo arrivare a 80. No, noi 80.000 ce la facciamo arrivare. 80.000 sì, dai. E dato che. No, niente. Cavolata, stavo per sparare. Niente, niente. Comunque, spero davvero vi piaccia questa accoppiata. Fortis e Feltrina. Fortrina si chiama questa accoppiata. L'accoppiata Fortrina. No, comunque Feltrina che è davvero. Sì, mi stavo confondendo. Davvero fantastico. Ok, 41.000. No, no, buono, buono. Contando che abbiamo quei 300.000 di debito, che non saprei neanch'io. Sì, stiamo spendendo uno smacello. 162.000 li abbiamo fatti almeno, dai. Sì, però quanto abbiamo speso? Vabbè, a parte qua del terreno, abbiamo speso 197.000, quindi non abbiamo guadagnato nulla praticamente. Allora, qua direi di sistemarlo, portarlo da un'altra parte. Anche il palo della corrente, mi sa che è meglio dargli una sistemata poi. Io mi sa tanto che mi metto a coltivare gli altri campi. Anzi, no, dai, questi qua magari metto l'operaio con l'aratro ad ararlo. Qual è che erano questo? Mi sa tutti questi. Dov'è che eri? Erano questi due qua. Vabbè, quindi vado al campo 5-6. Mi trebbierò al campo 7. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovissimo video. Non so ancora cosa andremo a fare, però. Basta, vabbè, basta che voi martedì passate sul canale e capirete già soltanto dalla copertina. Torniamo a salutarci con il nostro Feltrina El Fortis. Io spero vi sia piaciuto l'acquisto. Questo mezzo faremo una marea di cose. Già a partire dal trasporto è stato fantastico. Più avanti andremo a ingrassare i prati, a letamarli, a liquamarli. Faremo un sacco di cose con questo mezzo. E che dire, spero vi piaccia, passate a lasciare un like, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che è importante. E nulla, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.